Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 383esima puntata del podcast di Psynel, episodio 383. Oggi torniamo a parlare di pensiero e azione. Qualche giorno fa, mentre mi aggiravo per il web, mi apparsa una frase del genere: stai attento a ciò che pensi, perché i tuoi pensieri sono i precursori delle tue azioni. Se pensi male, se i tuoi pensieri sono sporchi, anche le tue azioni lo saranno. Al che in quel momento sono caduto con i piedi all'aria, con il sangue dal naso. È presente come nei migliori cartoni animati giapponesi. Ed ho iniziato così a lamentarmi nel mio personale sfogatoio, che è il mio canale di Telegram. La faccenda è piaciuta così tanto che ho deciso di farci un'intera puntata. Se credi che la frase sia vera, continua pure a seguirmi. Se pensi, invece al contrario, che non sia vera, che sia una cavolata, fai altrettanto. La cosa importante è che tu riesca ad ascoltarmi fino in fondo, perché la puntata di oggi è complicata, ma non è difficile e potrà svelarti che cosa è davvero il pensiero. Sei pronto? Allora iniziamo! Oh, allora, come stai? Come sta andando questo inizio di estate 2021, se mi stai ascoltando nella data di pubblicazione della puntata? Allora, hai svolto la semplice procedura scritta della scorsa puntata che può cambiarti la vita? Le cose che funzionano davvero? Questo era l'argomento della puntata 382 che, se non l'hai ancora ascoltata, al termine di questa puntata corri ad ascoltarla, perché dentro c'è un argomento davvero semplice e molto molto utile. Come sempre, prima di iniziare, lascia che ringrazi tutte le persone che hanno acquistato e stanno acquistando, facci caso, il mio primo libro, che tra poco, tra circa un mesetto, compierà il suo primo anno di vita. Se non l'hai ancora letto, vai in libreria, vai su Amazon, facci caso. Se ti piace il mio stile, lo amerai. Così come probabilmente amerai lo sponsor di questa puntata, SPSO, sviluppopersonalescientifico.com, il luogo nel quale sono raccolti tutti i videocorsi e tutti i prodotti di Psynel, tutti ovviamente rigorosamente basati sulla ricerca scientifica. Allora, è vero che il pensiero è il precursore di ogni azione, così come viene scritto lì, ogni tanto viene anche riferito al Buddha, no? Attento che i tuoi pensieri, quella è una questione un po' diversa che vedremo tra poco. Beh, Jenna, dipende da ciò che intendiamo per pensiero. Bravissimo, 182. Risposta esatta. Se per pensiero intendiamo le rappresentazioni mentali che ci servono per simulare il mondo e muoverci elegantemente in esso, la risposta è ni. Mi spiego meglio. Filogeneticamente, la risposta è assolutamente no, cioè da dove deriviamo? Prima sono arrivati i movimenti, ovviamente, cioè le azioni, e di conseguenza abbiamo costruito un sistema nervoso per organizzare tali movimenti al meglio, facendo così nascere, via via, piano piano, il nostro sistema di simulazione della realtà. Questa è l'ipotesi di molti scienziati, uno tra i quali il mio preferito Antonio Damasio, che nel suo libro, credo l'ultimo, Lo strano ordine delle cose, ci racconta questa affascinante storia del sistema nervoso. E lo fa partendo dall'antichità, dai primi esseri senza cellule, poi dagli esseri unicellulari e via via. Sì, perché tutti gli animali, o almeno la maggior parte, sono dotati di un sistema nervoso, per quanto primitivo possa essere. Tutti gli animali quindi hanno la capacità di formare mappe mentali, chiamiamole così, del territorio. In altre parole, possiamo dire con un certo margine di sicurezza che tutti gli animali pensano. Ok Jenna, e per quanto riguarda il nostro modo unico di pensare, cioè il linguaggio, è la stessa cosa? Sì, anzi il linguaggio è arrivato molto, molto dopo, anche in noi sapiens, cioè
Sicuramente i nostri antenati avevano un modo di comunicare, ma la vera e propria lingua, il linguaggio, è sorto agendo ed interagendo. Quindi non è nato prima, diciamo così, la rappresentazione mentale dell'azione e poi l'azione, o il linguaggio nella tua testa e poi le azioni conseguenti, ma sono nate prima le azioni e via via che queste hanno interagito con altre persone e con il mondo, sono nati i linguaggi. Quindi è esattamente il contrario. Se a queste riflessioni aggiungiamo le scoperte della nostra amata simulazione incarnata, allora diventa chiaro che ogni forma di simulazione nasce dal corpo, dalle nostre azioni. Lo stesso linguaggio è una sorta di sistema rappresentazionale del mondo, che nasce dal mondo. Com'è che facciamo a saperlo? Lo sappiamo grazie agli studi di George Lakoff e non solo, i quali si sono occupati di metafore e lo hanno fatto prima cercando di capire come queste si formassero e poi analizzando le loro ipotesi attraverso le macchine di neuroimaging, non solo, anche costruendo delle intelligenze artificiali e cercando di far produrre a queste intelligenze artificiali delle metafore. In altre parole, quando ascoltiamo una storia, il nostro cervello non usa solo le aree del linguaggio per capirla, ma attiva tutte le zone motorie e premotorie che le servono e che sono presenti in quella storia, che le servono per capire la storia. Cioè, se ti parlo di prendere una decisione, si attivano i tuoi motoneuroni. Anche se ti dico che c'è John che corre all'impazzata nel bosco, o il tuo cervello reagisce come se una piccola parte stesse correndo nel bosco. Ed è proprio su tali principi che si basano gli esercizi di prefigurazione, di imaging, di imagery o di immaginazione, di cui su Psynel abbiamo parlato per anni. Quando immagini vividamente nella tua mente, stai agendo nella tua testa. Ora lo so, questa sembra una prova del fatto che la simulazione sia qualcosa che parte prima dell'azione e poi va avanti nei nostri muscoli, ma in realtà è una cosa che accade praticamente contemporaneamente e in sinergia. E per quanto ti possa sembrare strano, il tuo pensiero è molto più fisico, è molto più muscolare, nasce dalle tue azioni. Infatti, se segui Psynel da tanto tempo, magari dal 2008, ti ricorderai che tra i primi esperimenti di Embodied Cognition abbiamo parlato proprio di tali esperimenti incredibili, dove, ad esempio, se facciamo leggere dei curricula ad alcuni esperti di selezione del personale, cioè persone che dovrebbero capirne di curriculum, e alcuni di questi curriculum li facciamo pesare fisicamente di più, attaccandoci magari una lavagnetta di ferro, delle graffette particolarmente pesanti, ecco che questi esperti di colpo inizieranno a perdere la propria expertise. In altre parole, inizieranno a valutare con maggiore rilievo tutti quei curricula che pesano di più. In altre parole, una metafora, cioè un curriculum di peso, si trasforma in un'azione vera e propria, cioè un curriculum pesante. E quando il curriculum è pesante, ecco che il valutatore pensa che sia di peso, cioè realmente più di valore. Il nostro cervello si fa fregare abilmente più dalle azioni che dai pensieri stessi. Vedi, da millenni noi abbiamo come una specie di pregiudizio, cioè che il pensiero sia una sorta di homunculus dentro di noi, un omino che guida il nostro corpo. Forse è dato dalla religione, dal concetto di anima, dalla spaccatura filosofica tra rex extensa e rex excogita di Cartesio, o andando ancora più indietro da un mondo idealista platonico, cioè da un mondo fatto da idee perfette che influiscono sulle nostre azioni. Sicuramente è un mix di tutte queste cose, ma l'idea di fondo è questa: tu sei i tuoi pensieri. Se pensi male, agisci male. Per questo devi stare attento a ciò che pensi. Ebbene, io credo che questa sia una delle cose più limitanti in assoluto della nostra epoca, che ci rende rigidi e autogiudicanti, che distrugge la nostra spontaneità e che ha fatto già fin troppe vittime in senso psicologico. Se qualcosa ti suona è perché sì, lo abbiamo visto con dovizia di particolari nella puntata intitolata Ordine e disordine nei pensieri, perché tu non sei i tuoi pensieri, quelle cose che ti racconti, quelle cose che immagini e simuli dentro di te, quelle sono simulazioni, è un computer che cerca di dare senso e ordine ad una realtà che non puoi mai conoscere al 100%.
E quando credi che quelle cose che ti dici siano esattamente te stesso, quando sei identificato, agisci come un robot in balia di un essere che lo comanda. Una sorta di essere razionale che agisce o dovrebbe agire sempre bene e pensare sempre bene. Ora, sorpresa delle sorprese, non agiamo sempre bene e soprattutto non pensiamo mai davvero bene. Il nostro pensiero non funziona in modo algoritmico. Sì, assomiglia ad un algoritmo, ma non funziona in modo algoritmico, seguimi un secondo, cioè non analizza ogni singolo aspetto e passaggio della realtà. Primo, perché non può davvero vedere tutta la realtà, lo sappiamo da tanto tempo. Secondo, non ha la potenza di calcolo per poterlo fare. E terzo, tutta questa roba qua è inficiata dalla tendenza principale del cervello che, Belin lo sai, è quella di risparmiare. Ma invece il nostro cervello assomiglia a una specie di artista geniale ma pigro, che di volta in volta si affida a varie scorciatoie improvvisando e per fare prima continua ad improvvisare e riutilizzare delle strategie del passato. Che attenzione, non è quello che abbiamo detto la scorsa settimana, you know. E sotto sotto, ogni cervello, per quanto pigro, sa bene che c'è solo un modo per capire se una cosa funziona, ed è agire, mettersi in atto, praticare, e che quelle idee che ci vengono in mente sono solo indicazioni su come aggirarci per il mondo, non sono dei diktat, cioè non sono delle cose che se non le fai non funziona. Qui abbiamo uno scontro anche un po' pseudo-religioso, no? Del peccato di pensiero, stai attento a non pensare male, non pensare è di prendere schiaffi il tuo vicino se si comporta male, non pensare male di quella ragazza solo perché è vestita in quel modo lì, non avere pensieri impuri su quella o su quello. Ecco, tutto questo è diventata ed è stata per millenni una trappola della mente. In realtà tu pensi a tutto e al contrario di tutto e devi fare pace con questa cosa qui. Questo non significa che devi passare il tempo nella mente a progettare cose strane, è ovvio che se succede c'è qualcosa di strano, è chiaro che se passi tutto il tempo a pensare male degli altri o a come agire eccetera, ti sei incastrato in un qualche modo e allora ti invito a fare un giro da un mio collega, ma in generale se pensi a tutto e al contrario di tutto, benvenuto nel club perché tutti quanti facciamo così. E uno degli scopi di Psinel da quando è uscita quella puntata Ordine e disordine nei pensieri e anche da un po' prima, da quando ci occupiamo di consapevolezza e di presenza, è proprio quello di liberarti da questa pregiudizio, da questa convinzione fasulla, perché non è vera. Non è vero che se pensi male agisci male. Certo, se pensi bene agisci meglio, però quel pensiero è il tuo alleato, o meglio, è un tuo servo. Noi facciamo sempre il contrario, pensiamo di essere schiavi di un pensiero che ci dice delle cose, e invece è il contrario. Il pensiero è un servo che ci dà dei suggerimenti e noi possiamo imparare ad accoglierli, ascoltarli, non ascoltarli o modificarli, eventualmente se siamo capaci e con le giuste tecniche. Però ragazzi, ho parlato fin troppo perché volevo fare una puntatina estiva e spero di aver aperto un pochettino le porte della tua mente, soprattutto se non conoscevi questo tema. Se non lo conoscevi, vai poi ad ascoltarti la puntata dedicata all'ordine e al disordine nei pensieri per capire meglio e ovviamente approfondisci attraverso il post e il quaderno degli esercizi. E ora, come al solito, mettiamo a terra queste idee, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, consapevolezza. Ti sembrerà banale, ma la prima cosa da fare è proprio diventare consapevole di non essere schiavo dei tuoi pensieri. La cosa, ti avviso, non è facile. Il modo più rapido per rendertene conto è iniziare a notare quanti pensieri sorgono quando sei particolarmente emozionato. No, evita di scegliere un'emozione troppo forte. Trova una emozione piccola e semplice e nota come il tuo pensiero tenti continuamente di risolvere la cosa. Di quante alternative ha? Vedrai che più sei emozionato, tra virgolette, e più il tuo pensiero parte nel tentativo di risolvere una certa questione, anche quelle emotive. E ovviamente questo è uno degli errori che fa più spesso. Lo scopo della consapevolezza è riuscire a notare di tanto in tanto queste spinte della tua mente e tornare su ciò che facevi.
sei lì che stai facendo qualcosa, magari sei un po' emozionato, vedi che il tuo cervello inizia a dire fare questo, e torna e dici ok, il mio cervello sta facendo un sacco di ipotesi, ok, torno a fare ciò che facevo. A che cosa assomiglia questa cosa? Bravo, brava, assomiglia alla nostra cara meditazione, che è lo strumento principe per ottenere tale lucidità di consapevolezza, quella che chiamiamo metacognizione. Secondo, le notifiche della mente. Quando riesci a notare queste distrazioni mentali, questi discorsi, nota se puoi lasciarli lì senza seguirli, come se fossero delle notifiche del tuo smartphone che appaiono ma di cui non ti interessa. O meglio, magari ti interessa, ma sai che ti fanno perdere tempo e decidi di lasciarle lì. E a furia di lasciarle lì, magari dopo un po' di tempo, il tuo smartphone smetterà di metterle in primo piano, ok? Disattiva le notifiche, se ce l'hai, soprattutto quelle delle messaggistiche, ti rubano tempo ed energia. Terzo, se non è importante, lascia che quel pensiero resti confuso e disordinato. Il problema dei pensieri è che si comportano come veri e propri problemi da risolvere, questioni da analizzare, approfondire, da comprendere. Non tutte le cose che ti saltano in mente hanno bisogno di essere analizzate, anzi, continui a pensarci proprio perché tenti di dargli ordine, convinto che prima o poi capirai qualcosa di davvero profondo. E sai quando succedono queste lucubrazioni? Quando ti fai domande indecidibili, ad esempio, ma la mia vita ha un senso? Scoprirò mai il mio cammino? Mi sentirò davvero mai un uomo completo? E stai attento perché queste domande indecidibili sono tipiche di chi, come te, segue percorsi di crescita personale, è incuriosito dalla psicologia e non è un caso che questi concetti vengano raccontati proprio in un podcast dedicato a tutte queste cose. Quarto, e se il pensiero prende il sopravvento? Se dovesse accadere, allora hai tre alternative: o riesci a notarlo e a metterlo da parte, come abbiamo detto tante volte, oppure, secondo, ti metti a scrivere. Scrivi tutti i pensieri che ti saltano in mente. E terza, quella estrema, contatti un mio collega. Ovviamente prima provi le due precedenti, anche perché se dura per poco tempo che il pensiero abbia il sopravvento, cioè che tu ti possa sentire come invaso da tutti questi pensieri, lascia che passi. Non è che devi contattare subito uno psicologo. Prima prova le due cose precedenti. Noti e lasci lì, ti metti a scrivere, ci provi un po' di volte e vedrai che dopo un po' di tempo, soprattutto se sei preda di un evento fortemente emozionante, dopo un po' di tempo la cosa passerà e lascerà spazio alla sua elaborazione. Bene ragazzi, eccoci qua al termine della nostra puntata. Vi invito a ascoltare la puntata e l'episodio dedicato a ordine e disordine nei pensieri e anche quello dedicato al nostro inconscio. Qualcuno di voi si starà chiedendo, ma non è che poi quelle cose restano nell'inconscio e pulsano e battono alla porta della rimozione rompendomi le scatole se le lascio lì e non le elaboro? No. Sì, potrebbe darsi, ma sappi che i pensieri e la nostra mente non funzionano come una casa con la cantina dove rinchiudi gli esseri mostruosi della tua vita e si mettono lì a spingere. Sì, in parte sì, ma sappi che quella cantina è molto meno pericolosa di come ce l'hanno dipinta tutti i nostri cari amici e locubratori mentali degli scorsi secoli. E lo abbiamo visto e ne abbiamo la prova scientifica e anche nel campo della psicoterapia le cose, grazie a Dio, stanno cambiando, dando più fiducia a quelle parti che abbiamo dentro. Tu sei molto di più dei tuoi pensieri, tu sei molto più grande di quei contenuti, tu sei lo spazio infinito dove sorgono e tramontano quei contenuti mentali. E prima inizia a rendertene conto e prima la tua vita migliorerà drasticamente, soprattutto il rapporto che hai con te stesso. E noi ne abbiamo parlato tante volte di queste cose all'interno di Emotional Freedom, c'è un bellissimo corso che ne parla, della Self-Kindness, un altro corso che ne parla, oppure all'interno della nostra Clarity, che come sai fanno tutte quante parte del nostro progetto di SPS nel nostro sito di sviluppopersonalescientifico.com, che è anche lo sponsor di questo meraviglioso podcast. Bene ragazzi, siamo giunti al termine della nostra puntata. Come al solito ci vediamo il giovedì mattina nelle nostre passeggiate su Instagram il lunedì e il mercoledì, ma qui sul nostro podcast il giovedì mattina.
E come al solito ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, la prossima domenica, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com e SPS.